occhio alle traiettorie, soprattutto quelle palla a terra. Pierluigi Pardo vi saluta e vi dà... Tutti e due gli allenatori vogliono cambiare qualcosa. E il pallone finisce in rete. Pazzesco, hanno trovato il vantaggio a poco dal 90esimo. Sconfitta. Ci sarà un minuto da recuperare, come indica il quarto uomo. Gara che si chiude con la delusione. Avanza sulla tre quarti. C'è il palo, pallone ancora vivo. E c'è il gol degli azzurri. La gioia di tutti i tifosi. Occhio al tocco. Prova a piazzare. Eccola la rete. Più tre adesso. Unipotente. Prosegue la sua azione. Gran palla per il... E il pallone entra. Metri. C'è il gol ed è il terzo oggi, completa un fantastico hat-trick. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Finisce il... Provano gli azzurri. Può segnare da lì. E finalmente è arrivato il gol dell'1-0. Barella. Attenzione, pericolo. E c'è il gol, le hanno fatto subito un'altra difesa, evidentemente ancora sotto shock. Ha un'autostrada a disposizione. C'è il gol ed è il terzo oggi, completa un fantastico Ken con questa palla e punta alla porta. E c'è il gol e adesso sono quattro le reti di vantaggio. Nani finisce qui, ottimo risultato anche grazie al fattore campo. Il risultato parla chiaro, Pier. Hanno lo Stadio Olimpico di Londra ci ospita oggi tutta la sua bellezza. Caratteristica è quella sulla quale... E c'è il gol dell'1-0. Rotola via. E c'è il gol degli Hammers. La panchina è saltata letteralmente in piedi. Giro palla in attesa che si aprano gli spazi. Finisce qui. Serata di grande calcio, ancora protagonista sui canali del Napoli, perché ha cambiato qualcosa, sentiamo. Attenzione, passa il difensore. Palla in zona pericolosa. 1-0, risultato che si sblocca grazie a questo gol. Incredibile. Devono alzare occhio per questa occasione, E c'è il gol, 1-2 micidiale per loro. Ci sono metri per andare. Una partita magnifica, impreziosita da questi tre gol. Per il match di oggi, squadra pronta a darsi battaglia di fronte. Palla dentro. E c'è il gol del Chelsea. C'è spazio davanti. E c'è il gol che rimette le cose a posto. Hanno reagito immediatamente. Disturbato e siamo... Ha spazio davanti a sé. E c'è la rete. E dunque si riporta in vantaggio. Finisce il match con la felicità dei tifosi. Si mette in proprio. C'è il gol del più due, vantaggio che comincia a essere interessante. Si fa portare via il pallone. Finisce il match con la felicità.
Sigurdsson. E c'è il gol e raddoppia la loro situazione di vantaggio. Fine dei giochi con sconfitta dunque per il Chelsea. Squadra meno brillante del solito oggi, perché ci sta di perdere.